Benvenuti in questo nuovo di Fortnite. Torniamo con una bella deathrun, ma è dedicata a quel gioco che abbiamo portato su 2Players, che è piaciuto un sacco a Fer, ed è Laser. E quindi no! È la wombo combo tra le deathrun di Fortnite e quel gioco di Laser impossibile. Ringraziate che voi non ce l'avete in quel video, perché non avete idea di quanto è forte quel gioco. Grazie, grazie. Cioè, è un layup con i laser. No, bellissimo! Peggio. Ma che dici? No, non è bellissimo. Quando lo fai non è bellissimo per niente. Ma quindi se becchiamo il laser moriamo, giusto? No, ti fanno la carezza e ti dicono bravo, manci, sei un bel bambino. Io pensavo che potessero, tipo, potessi utilizzarli come rampa. Certo. Supporta Kato 7217 per supportare questi video in cui ci roviniamo la vita per farvi ridere. Quindi io spero che venga apprezzato, perché qua devo andare veloce. E io ho visto un pagliaccio morire. No, non è mai successo questa cosa. Non è successo? No, le spalle enormemente. Pa. Non può dare del pagliaccio gli seguito. Qui bisogna proprio volare. Come fai? Io ho dato le pagliette a lei, non a lui. No. Scappo! Io sappi che la denuncerò. Oh, all'ultimo! Ma non ho capito come dovrei fare, cioè devo correre come una pazza. No, devi guardare la telecamera quando si gira e passare in quel momento la torretta. Io ce l'ho fatta, Non è molto difficile, No, è vero. Sembra, ma non lo è. Steph è già a livello 61, ragazzi. Mi allora, lasciami in pace che... Oh, sono solo 100 livelli però, ragazzi. Non sono sicuro. No, mi ha... Mi è arrivato, comunque, la se guardi la telecamera la fai anche tutta in una tirata. Non è arrivata nessuna notifica, credo. Sì, giuro, su PayPal. Non so come. No, io comunque... Se non tryhardi, manchi di rispetto alle persone che conosci, secondo chiaro. Me. È così, Ma poi non ti sopporta nessuno. No, ma beh, cioè, prendere seriamente le persone che conosci vuol dire tryhardare. Nella vita. Nella vita. Beh, non c'è bisogno di sbattere. No, c'era qualcuno davanti, quindi non mi ha aggrappato. No. Quel qualcuno è per caso 8 volte campione del mondo in Formula 1? Sì. Non c'ero. No, ragazzi, io le odio le trappole. Le trappole. Eh sì, le fatte perché l'ho fatte io. Quello che volevo dire non è neanche paragonabile al gioco dei laser. No, è molto più facile. Ma proprio mille volte. Però sta peggiorando. Steph, posso dire che mi manca quando facevamo gli up su Fortnite? A me no. Guarda, sai che in realtà a me no. C'ho questa sensazione. Appena detto only up, mi è venuto un flashback incredibile. E ho vissuto quella mancanza. Se vuoi ti ci riporto, Facciamo un video speciale solo tu. Ti lo fai solo tu e noi basta. Ti guardiamo. Noi guardiamo dal basso. Che non la finisci però, Comunque c'è questa parte, esatto, che è uguale anche la mia, che è fastidiosissima, perché il personaggio ha quella meccanica dell'appendersi. Preferirei che saltasse meno. No, vabbè, lo puoi sfruttare. Sono stato superato dal pagliaccio. No, ma quando è mai successa questa cosa? Così, zitto. Ma no, come è possibile? Io odio Fortnite, ragazzi, non ce la faccio più. Io stamattina, prima di iniziare queste rec... Vai, raccontalo. Lo racconto? Sì, raccontalo. Ma sei sicuro? Perché poi, se lo racconto, succede. Raccontalo. Hai capito quello che voglio raccontare? Sì, l'ho capito, certo. Io che so, Steph, di non fare più video su 2Players di Fortnite GTA, perché non le palle piene letteralmente, e di aprirmi un canale live in cui mi faccio tutti i cosy games che piacciono a me. Mi faccio tipo Dreamlight, Animal Crossing. Ma chi ti ferma? Onestamente. Sai chi la ferma? Il pagare l'affitto. Ma non ne avevo bisogno. C'è qualcosa che ti ferma forse. Sì, ma non ne avevo bisogno. Non ne avevo bisogno. Cioè, mi è esplosa l'auto. Come faccio? Aia. Penso di essermi appena intrappolata. Quindi in poche parole gli ho detto: fallo, ma non farei views. Esatto. Mi ha detto proprio sì, fallo. Sai che avremo tutti i commenti che diranno: no, fallo, io lo guardo. E poi in realtà non fai più lo stesso. E poi tipo, capito, fai il canale solo live e ti guardano in 20. Ragazzi, se volete che tutti quanti paghiamo l'affitto, vi ricordo, dobbiamo ancora aprire il canale dei Face to Face. Quindi RPG versus Scar. RPG versus Scar. Questo è un fail brutto, però, Allora, visto che questo è un fail brutto, sappi che utilizzerò delle bounce. Lo farò. Qual è il collegamento? Perché mi hai attaccato, io voglio superarlo. Ciao. Ah, le comprate? Stupido cretino. Non c'è bisogno. Cioè, pay to win qua. E poi vorrei fare tipo anche House Flipper, Poppy Playtime 3, che Steph bello, non l'ha voluto giocare, quindi è colpa sua se non l'abbiamo fatto. Allora, pure? Poi c'è del dissing, ma a me... tanti giochi. Sai quanto romperanno le scatole dopo questa cosa? Infatti l'ho detto apposta. Per quello ti ho detto, guarda che se lo dico poi succede. È quello il problema. Questo sarebbe bello, un canale live chill. Sempre questi laser sono un attimo più difficili. Steph, sappi che lo sto per fare, t'avviso, È quello che vuoi. Io sono indietro, ma me la sto gestendo. Temo chill. Che tu abbia intenzione di usare degli oggetti poco raccomandati. No, peggio.
peggio. Sto per aprire Spotify. No. Lo sto per fare. Io ti avviso, Moon l'anno scorso, o Up? L'anno scorso ti avviso che sia Up che Moon erano nella top 20 di Spotify. Quindi, cioè, credo di aver detto abbastanza. Ma ehi, c'era il round quello di laser. Ma Fede dietro di me, ok. Sto arrivando. Dove sei? Ti aspetto. Ma l'ho detto che anche se ero indietro è facile, vero? Pensavo, io pensavo di essere tanto dietro. Porca miseria. No, vi volevo dire che ieri ho visto un TikTok. Porca paletta. Sì? Di certo, questo tipo. Ok. Che è tipo figlio di Arnaut, può essere? Arnaut, sì, è okay. Di Vuitton. Okay. E stava guardando tipo delle auto d'epoca e tutto, e c'era dietro Leclerc. Leclerc, sì. E mi ha fatto ridere perché tutti parlavano di Leclerc dietro, alla fine sto povero... Non se l'è calcolato. Povero no, proprio l'unica parola che probabilmente non puoi dire a fianco al nome di quel tipo. Però se posso dire, giusto così, onestamente, cioè, comprensibile. Posso dirle che... cosa ho pensato quando l'ho visto? Sì. Che è normale perché uno fa l'altro, no? No, allora, Steph il Magnifico. Troppo? Veramente questa è un'uscita... No, io poi, cioè, se codesto ragazzo vuole invitarmi in vacanza nel suo yacht, diventerò suo amico e gli dirò tutto il tempo che lui è una persona speciale ed incredibile ed unica. Però finché non succede, mi viene da consolidare e riflettere sul fatto che forse è stata questa la differenza tra i due. Vabbè, ma comunque alla fine lui ha avuto la fortuna di nascere in una famiglia... Vabbè, oh ragazzi, qualcuno ci deve nascere in quelle famiglie. Qualcuno è quel figlio, d'altronde. Certo, cioè anche i ricchi fanno i figli. Mi viene da dire se... Se mi vogliono comunque prestare dei soldi, a me va bene. Cioè, comunque... se vogliamo comunque essere amici, va bene. Cioè, amici quando per vogliono, i soldi, raga, chiaramente. Io mi sono pentito, in passato, ci arrivavano le offerte di andare ai compleanni dei iconi. Capito. Dei super ricchi. Ok, dei super mega ricchi. Ci arrivano anche i soldi, E io non ho mai risposto, soldi. Perché ho pensato... Agganciatevi a entrambi. Forse dovevo diventare loro amico. Anche secondo me. È stato un errore. Così Fede avrebbe potuto fare i Cozy Games. E vedi, perché non avremmo avuto bisogno dei soldi di Shoe Players per pagare l'affitto e tutto il resto. Ragazzi, ho avuto l'idea dell'anno. Vai, allora, avete presente quel programma delle cerimonie che fanno tutte quante le feste? Facciamolo ma con gli youtuber. Secondo me diventa una figata incredibile. Ma sono le feste di compleanno? Io ho visto quello dei matrimoni. No, fanno anche le feste tipo le comunioni, le cresime. Ok. Però lo facciamo con gli youtuber. Cioè, e tipo quindi tipo tu decidi che youtuber vuoi? Chiaro. Ok. Ma io poi non ci vado, Ma bellissimo il sito dove scegli c'è il catalogo. Ragazzi. Io mi cringe a ste cose, non ci vado. Io dico qua, sono la persona che non va neanche ai matrimoni quando viene invitata. Io nella mia vita, se leviamo i matrimoni dove ti portano i tuoi genitori perché sei bambino, io nella mia vita sono andata a un matrimonio, ho fatto un'eccezione una volta, non ci vado mai. Però non mi piacciono molto i matrimoni a me. Fanno troppo casino, io non li sopporto. Comunque ci sono andata e me ne sono andata via alle 22. Ok, cara. Però possiamo riflettere sul fatto che se compare un assegno da tipo un milione, il cringe passa? Chi è che ti paga un milione? Non lo so, magari, però potrebbe. Il figlio di Arnaud, secondo me un milione te lo paga per il suo compleanno. Il problema è che non ti vuole il compleanno, e ti dice pure, pensavo fosse di più. Sì, sono d'accordo. Però credo che lui non ci vorrebbe al suo compleanno, però... No, sì, secondo me guardava i video del Face Face. Vi posso raccontare che ho sempre sperato che Messi venisse a giocare in Italia solo perché così i suoi figli inutili avrebbe iniziato a seguirci e sarei andato figli... a casa sua e sarei diventato il suo migliore amico. I suoi figli sono inutilini per l'eccellenza, cioè su quelli che giocano a Minecraft e a Fortnite sicuro. Quindi ci avrebbero seguito. Cioè, una volta mi sa che ragazzi, abbiamo visto anche uno con la maglietta di Minecraft, mi lasciate, pare. Lasciate cucinare il mondo perché tra qualche anno avremo i nostri fan, gente veramente che dite ma come è possibile? Ma a quel punto... Non te cagheranno più. Cioè a me devono invitare adesso, capito? Poi divento vecchio, cioè, ma che ci invitano poi magari a 50 anni, capito? Cioè, a 60. Poi mi diventi... No, questa la rimangio. No, cos'era? No, è arrivata, l'ho pensata, era cattiva. Rimandala dentro. E l'ho rimandata dici? Dentro. No, perché ho pensato a certa gente che ha fatto delle cose quando era giovane e che vive di quel riflesso anche a 60 anni. Lo trovo un po' triste. Non dirò chi. E no, spero che non sarò quel tipo di persona. Cioè, spero che non vivrò del riflesso di quello che ho fatto a 20 anni per tutta l'esistenza, ma capito? C'è un sacco di gente così. Io non vorrei riuscire a me. No, a me va bene che non ci sono, cioè ognuno alla fine, si vive se hanno solo vuole. Quello, spero non sarà il mio caso. Poi ho ancora se li calcolano a 60 anni, vuol dire che comunque hanno fatto qualcosa. Hanno lasciato un bel ricordo. Esatto, un bel ricordo. Ma quindi tipo
No, cosa tagliamo? Quando avete fatto le moto, giusto per parlare del video? No, non troppo tempo fa. Le moto, io sto facendo le auto. Tu stai un po' indietro. Ma io me la sto chillando. No, ma brava, Cioè, comunque sto facendo Stai rendendo Fortnite un Cozy Games, dato che non ti puoi permettere di portare i Cozy Games? Così. Interessante. Ma raga, ne deve uscire uno, l'ho fatto vedere a Fere. Dove praticamente, no, non quello, quello lì del camper. Bello! Cioè tu praticamente vai in giro per i boschi col furgoncino Volkswagen, raga, quello che io sono. Però puoi costruirci sopra e ti fai tipo la casetta sopra il... No, raga. Cioè, stupendo, raga. Ti fai tipo il terrazzino, quello è gotico. Vedi, io quel giochino. Ma che dite, raga, ma lo voglio giocare io. E io ce l'ho, non è uscito, è un wishlist di Steam, totale. E poi c'è Paralives, che esce nel 2025, che è una sorta di The Sims, però più moderno, con l'arredamento migliore, dove tu fai bello. Lavori. Quello è molto figo. Vedi, io porterei tutti i giochi così. Ci sta. Sto continuando a promuovermi sempre, il canale sempre live. Più commenti nel quale ci sarà esatto. Fere. Ma lei sta pubblicizzando un canale che non esisterà mai. Io cioè, perché io sono un esperto del marketing e quindi lavoro in avanti, capito? Ma tu stai andando avanti così? No, una ne ho preso, ne ho presi tre, ne ho preso. Siete fine, veramente brutti. Un Vai. Canale come quello che ho pensato all'estero andrebbe, in Italia no, perché nessuno si guarda i videogiochi e siamo un paese di fake gamers. E ci guardiamo solo i videogiochi che vanno di trend, come Fortnite e Minecraft, FIFA, e non guardiamo niente. E GTA. Esatto. E quindi io non posso realizzare i miei sogni perché sono andata nel posto sbagliato del mondo. Vogliamo dare la colpa? Sì. E anche con qualche insulto? No, era solo una constatazione fine a se stessa. Ok. Lo sai che giocano ancora tutti a Brawl Stars? Davvero? Sì, Brawl Stars. Io ogni volta facciamo che... Facciamo un canale live di Brawl Stars allora. Perché io ne ho parlato su Steffi, stiamo facendo vari studi dove per Roblox cerchiamo di capire cosa piace, cosa mi piace. Giocano ancora tutti a Brawl Stars, è una roba incredibile. Perché non sembra, perché tu dici vabbè è morto il gioco, e invece ci giocano ancora tutti. Cioè ma viene nominato più di FIFA. Davvero? Vabbè, perché sì, il tipo gioco... sul target 8-12 viene nominato più di FIFA. Vabbè, perché comunque perché è un gioco mobile. Ma mica dicono anche Clash Royale, dicono tutti i Brawl Stars. Ma questo livello se corri dritto non hai neanche bisogno di fare le guardie. Cioè tu corri. Ma dov'è la fine? Veramente? È molto difficile trovare la fine. Allora, se siete nel labirinto dovete andare a sinistra. Sì, no, sono andata a destra. Sono un pagliaccio, un pagliaccio okay. Mirko, che fa un palletto. Ragazzi, com'è? Penso di averle beccate entrambe. Buongiorno. Io sono insieme a Mark almeno. Buongiorno. Ma porca paletta. Adesso devo raggiungere Marci. E qui Steph. Ma a me non raggiungi neanche. Se ti raggiungo, apro il canale. Steph è in basta che l'ho visto canale. Però. Quindi... No, Mark mi ha raggiunto. Marci, no, Mark è con me. È vero, anche Marco ti ha raggiunto Mark prima. Mi ha raggiunto prima, raga. Però Marco mi sto arrabbiando. Non ce la faccio più. Cos'è una canzone non melodica? Scritta su Juliet. Raga, io... Comunque è molto chill questa Deathrun. Vedi, posso fare anche le Deathrun chill. Dove? Live. Nel canale chill. Mi sta avendo un esaurimento nervoso. Ma io sono in chill. È perché tu non devi pensare a finirla. Ma non l'hai ancora finita? No! Che vedi ci sono, raga? Non l'ho capito. No. Devi andare di lato lì. Anche perché inizia a esserci dei livelli che tutto sommato sono belli. Cioè, è veramente una bella Deathrun, ve lo dico. Ma tu dove sei? Ah, ti ho visto. Ma come ripreso? Farlo questo? Sono arrabbiato. Topolina diventata. Io... perché gioco Dreamlight, quindi sento quelle voci tutto il giorno. non mi lasciano in pace. Posso perché... dire che Topolino è insopportabile? Sì, lo odio anche lì. Però ci sono personaggi bellini tipo Jack Skeletron, quello mi piace un sacco, e tanti altri, però odio Topolino e odio Paperino. Mi piace Topolino. Quando ero piccolo sì, ora non mi attira. Steph, come fa? Come quello sopra la lava, degli spinaci, vi ricordate quello degli spinaci? Braccio di ferro. Braccio di ferro è una hit, Top. Però è totalmente sparito, cioè non è rimasto nel tempo, è proprio morto. Perché era un cartone animato che in realtà già riciclavano quando eravamo piccoli. Quando eravamo piccoli noi. Può essere, forse anni 80. Ah, per dirti, Teletubbies. Ma un minimo li sento nominare però. Li ho sempre odiati. Così come la televisione, non le sopportavo quelle trasmissioni. Vabbè, ci sta, vero? Io già da piccola li reputavo troppo kid. Quindi... Ma sì, questo livello io te lo dico, è veramente complicato. Io non ce la faccio più. Ah, devo andare lì! Non ce la faccio più, quella cosa. Ecco, è peggiorata ancora. Tacchete.
Tacchete. No, mi ero dimenticato. Tacchete. Io sto tacchete. Perdendo la pazienza, quindi continuo a fare anche errori stupidissimi. No, Ferre, pensa tacchete. Che non le chill. Magari, dovessi smettere di fare sta roba. Tacchete. Steph mi costringe. Non scappare. È vero. Tacchete. Adesso chiamo qualche associazione. Tacchete. Questo è il mio ultimo livello. No, lo c'è faccio, però. Lo completo, ma questo è l'ultimo livello. Così, fatto. Così. Rischio. Porca miseria, che paura. Buono. Ora, non fare il deficiente, con calma. Quanto sei davanti ai alle punte Wait. Della lava? Le ho fatte tutte, credo di sì. Ragazzi, c'è il numero di telefono di questo Foxtrot G, per favore? Devo... Chiedo. Dagli una chiamatina. Ma quante un messaggio. Sono? Un messaggio su WhatsApp. Ma carino il messaggio. La scena che segue è di una violenza inaudita, quindi al suo posto metterà un pezzo di documentario sulle foche. Forse non tutti sanno che le foche non dispongono di orecchie esterne, sono solamente provviste, ai lati della testa, di due piccoli ma funzionali fori, ottimi per recepire ogni tipo di rumore esterno. Nonostante l'assenza di un vero e proprio organo uditivo, le foche hanno infatti un udito incredibilmente sviluppato. Non è vero, ma io vado a piedi. Non fa, perché c'è quel salto dopo quei blocchi che si muovono, che non puoi farla a piedi. Ma questa è cattiveria proprio gratuita. Però forse qua fa farla a piedi. Vabbè. Avevi ragione, attaccato al muro si fa easy. Fatto. È finita? No, ho fatto quel livello. Però adesso c'è la moto con laser, la voglio vedere almeno. Avevo detto che finiva, ma sono curioso. Perché poi accelera la moto. Brutto, ragazzi. Guarda, Steph, vorrei capirti, ma non ti capisco. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!